La guerra invece si insediò e sembrava non voler più finire. Era una guerra ben diversa da quelle precedenti in cui i reparti dei vari eserciti si scontravano faccia a faccia. Era una guerra nella quale ci si spostava e si viveva per intere settimane, per interi mesi all'interno delle trincee. Qui una delle cose che univa gli uomini di entrambi i reparti, cioè di entrambe le fazioni, che a volte erano distanti non più di 100 metri gli uni dagli altri, erano i canti, e così gli italiani avevano le loro canzoni, gli austriaci anche, e quando si faceva sera e i moti delle battaglie si acchetavano, ecco che dalle trincee nascevano i canti. In questa composizione noi ascolteremo una evocazione dei più noti canti alpini che si sono stati tramandati dalla tradizione, Echi di Trincea.